Conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto del Lecce Rafià, a cui diamo il benvenuto in giallorosso. Interviene adesso il direttore sportivo Stefano Trinchiera. Prego, direttore. Buongiorno a tutti i tifosi del Lecce. Oggi presentiamo Hamza Rafià, un calciatore nazionale tunisino con cittadinanza francese e reduce da una stagione, da un finale strepitoso con la maglia del Pescara. E le sue caratteristiche sono molto note perché è considerato da tanti addetti ai lavori un talento vero e proprio. È un giocatore, è un centrocampista che ha una grande qualità tecnica, è un giocatore che è forte fisicamente, che non disdegna nemmeno nella fase difensiva, è capace spesso di fornire degli assist ai compagni di squadra, insomma è dotato di una tecnica sopraffina. Con il direttore Corvino quest'anno l'abbiamo seguito più volte, siamo stati spesso dal vivo anche a Pescara perché avevamo insomma la curiosità e l'interesse di approfondire questa conoscenza diretta di un ragazzo che anche in passato è stato menzionato come uno che poteva avere una prospettiva importante e noi abbiamo deciso di dargli un'opportunità perché a nostro avviso ha tutte le qualità per emergere in un campionato difficilissimo come la Serie A. Si è calato con grande entusiasmo, con grande energia, ragazzo motivato che sa di avere una grande occasione, Lecce, la considera una grande piazza e quindi, noi speriamo che lui ci possa dare, mille soddisfazioni. È una scelta che abbiamo condiviso anche con l'allenatore perché il mister di Pescara e anche lui più volte lo ha notato e mi ha sempre parlato in maniera molto molto entusiasta di Rafia. Quindi ha siglato con noi un contratto triennale con l'opzione per altri 2 anni e colgo l'occasione per dargli un grande in bocca al lupo convinti che possa diventare un beniamino dei nostri tifosi. Grazie direttore, adesso spazio alle domande per Rafià. Ben trovato, vieni da un campionato diverso, dalla Serie A, pensi di essere pronto per questa nuova avventura? Ciao, buongiorno a tutti. Prima di tutto tengo a ringraziare il direttore per queste parole. Tengo anche a ringraziare la società per la fiducia data in queste ultime settimane. Sono molto molto contento di essere qui, con consapevolezza delle mie qualità, sono venuto qua con umiltà, ho tanto, tanta tanta voglia di imparare e si può sempre crescere, quindi sono qua per imparare e lavorare tanto. In che posizione ti vedi nel centrocampo di D'Aversa e se ci puoi dire quali sono le tue caratteristiche e punti di forza? Io prima di tutto sono a disposizione per la squadra e per il mister e poi l'anno scorso mi sono trovato bene con mezzala destra, quindi penso che posso fare bene anche qua. Prima di tutto mi piace giocare con gli altri, fare passaggi, fare un po' divertirmi in campo. Quest'anno so che sarà tanto tanto diverso, sono venuto in una piazza che lotterà ogni partita per fare punto con l'obiettivo di salvezza, quindi sono pronto ad adattarmi e a crescere perché so che devo migliorare tante cose anche senza palla. Nasci nella Juventus e con loro hai vissuto esperienze importanti. Adesso ritroverai la tua ex squadra in Serie A da avversario. Quali sono le tue sensazioni? Già è una bella situazione, anche soddisfazione di poter affrontare la Juventus nella massima categoria. Poi la Juventus è venuta a cercarmi in Francia quando ero a Lione, quindi mi ha aiutato tanto, ho imparato la lingua, mi sono sentito bene qua. Ho tanto stima per la gente che mi hanno visto crescere in questa piazza. Quindi ho vissuto qualche bel momento qua,
anche con la prima squadra, con l'Under 23 abbiamo vinto, quindi sarà sempre un bel pensiero nella mia testa. Sei arrivato da poco, ma hai già avuto modo di allenarti con i tuoi nuovi compagni. Che impressioni hai avuto? Ho sentito tanta voglia, ho sentito tanta comunicazione, tanta gente che parlano positivamente e anche lo staff è a disposizione, aiuta e capisce che per i nuovi ci vuole un po' più di tempo che per la gente che siamo stati qua l'anno scorso. Grazie al direttore sportivo Stefano Trinchera, grazie al nuovo acquisto del Lecce, Rafià.